Buon samurai, buon vaccino e buon tampone a tutti. Puntata numero 34, 15 aprile. La frase del giorno. Godetevi le piccole cose. Arriverà il giorno in cui scoprirete che erano immense. Frase da ponderare, perché noi le piccole cose le lasciamo a perdere. Pensiamo sempre tutto a livello grande, massimalizziamo il tutto e dimentichiamo i particolari che sono importanti. Piccoli passi si fa la montagna, quindi ricordiamoci queste cose. Saluti, ricordiamo tutti i nostri sponsor, soprattutto abbiamo un numero su WhatsApp che gira, in modo che 347 657 45 64, se avete delle domande da porre, noi siamo qua a vostra disposizione. Siamo su Sky, canale 810, e entriamo nella puntata. Qui con me in studio il maestro Franco Cappelletti, decimo dan dell'International Judo Federation. Oggi è in tenuta molto sportiva. Anche lui è stato già fatto tutti i due vaccini, quindi a posto. Siamo tranquilli tutti e due. Soprattutto una bella notizia. Tanto per partire, l'IGF, il capo ufficio stampa, Pedro, ha chiesto un'intervista al maestro Cappelletti, che uscirà sulla rivista scientifica e tecnica della Federazione Mondiale, che abbiamo approntato in queste ore. Da Roma, dove siamo appena tornati da un weekend terribile, proprio la lotta continua, eccetera, abbiamo in diretta il presidente, no, il vicepresidente, giusto, perché magari il dottor Falcone poi dice mi vogliono già portare via al posto, no, 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 il vicepresidente Morsiani, eccolo qua, che ci parlerà di cosa è successo a Roma, ma soprattutto è fresco fresco dal primo Consiglio federale. Giusto? Buonasera a Nessuno tutti. ha dato le Buonasera a dimissioni, tutti. Morsiani? No. No, non ancora, non ci sono le premesse, però sai, tutto è possibile. Ah, ecco. Vabbè, no, non avete spinto qualcuno giù dalla finestra, eccetera. No, tutto tranquillo, primo consiglio. Guarda, oltretutto il primo consiglio purtroppo la pandemia ha attivato l'informatica, ma ha rallentato quello che comunque con Franco Cappelletti tante volte ha innescato la qualità dei rapporti interpersonali, perché facendo tutto a distanza da un lato è tutto molto più semplice, meno faticoso, ma i rapporti interpersonali sinceramente non crescono. Difatti saluto molto cordialmente Franco Cappelletti, che me lo ricordo quando io appena entrato nel Consiglio federale lo guardavo con una certa ammirazione in quanto vicario e ho preso il suo posto impropriamente, visto il suo curriculum e anche le sue capacità, le sue caratteristiche anche di dialogo e anche di simpatia, perché tiene molto banco ed è una persona molto aggregativa, ovvero una grande competenza. Quindi non mi sento assolutamente all'altezza di questo inserimento nel ruolo che aveva lui quando era nel Consiglio. E detto questo, Abbiamo due vicari stasera. Due vicari cosa fanno? sai, Un vescovo? ma questo bisognerebbe chiederlo agli esperti se un vicario al quadrato fa un porporato. Allora, oggi torniamo sull'argomento lotta, non lotta continua. Mi spiace che questa sera non abbiamo con noi Lia Salvetti, che è il presidente del Bushido Palestre, e l'industriale marito, Luciano Rocca, che sono presi di lavoro. In un momento di pandemia dove la gente ha problemi di lavoro, loro sono pieni di lavoro. Per fortuna va bene così, perché altrimenti non avremmo questa trasmissione. Quindi c'è qualcuno che lavora per noi, diciamo così. Mettiamolo in questo modo.
Caro Presidente Morziani, che tu vieni da una città importante, Romagnolo, la città doc Faenza, c'è cioè della lotta, dopo i successi di Pollicino, Vincenzo Maenza, classe 62, giovane, è un ragazzino ancora, giusto? Lottatore con 3 medaglie, dico poco, 3 medaglie, sì. Los Angeles, 2 oro, Los Angeles, Seul, e un argento a Barcellona, quindi praticamente la città della lotta. Devo dire che se vogliamo fare, come dire, inserire dei numeri, se non sbaglio, un po' perché provenivano dal nostro settore giovanile, come ben sai a Faenza c'è sempre stato un settore giovanile molto accessoriato, mi sembra che siano o 22 o 23 presenze alle Olimpiadi di atleti provenienti da Faenza. Credo che dovrebbe essere circa un terzo delle medaglie della federazione provengono da Faenza. Tanto per darti un inciso su una cosa che è abbastanza inusuale, perché Faenza come comune fa 60.000 abitanti e se vogliamo ragionare a livello statistico è abbastanza inusuale un numero così importante proveniente solo da una zona dove oltretutto Dante, visto che adesso viene citato tanto, ne ha parlato negativamente. Non so se è il caso di dirlo in una trasmissione, ma è stato molto invasivo nei confronti di Faenza. E però evidentemente lotta e ceramica, quindi arte e sport, non dimenticare che da Faenza viene anche la Formula 1 di Giancarlo Minardi, che poi è diventata Toro Rosso e tutto quello che ne consegue, ora Alfa Tauri. Gresini Team è un centro, un polo dove lo sport è abbastanza dinamico, e questo è il concetto. Diciamo che in un certo senso Faenza potrebbe essere la città della lotta, intesa come raccolta di medaglie, e soprattutto l'immagine di Maenza porterà dei benefici al tuo club, che ha un numero considerevole di iscritti, o perlomeno aveva, sui 1500 e più iscritti, giusto? Ma adesso dicono che si apre. Io, guarda, ti dico, il nostro centro è 3000 metri. Io mi ritrovo alla mattina, il nostro team manager e una collaboratrice, più qualche altro collaboratore, più i ragazzi della parte sportiva, ma la mattina ci ritroviamo in ufficio per le solite attività amministrative, abbiamo 3000 metri a disposizione, quindi 1000 metri a testa, per cui non c'è problema. Siamo partiti da 1500 soci a 750 a 300 dopo il primo lockdown a non so quanti ora, perché credo probabilmente noi siamo chiusi dal 23 febbraio 2020, abbiamo aperto nel periodo estivo, praticamente tu ben sai che nel periodo estivo i centri sportivi hanno un approccio minimale, e il 24 ottobre ripartiti abbiamo richiuso, e quindi ora che siamo a metà aprile ci chiediamo cosa faremo da grandi, sinceramente. Quindi diciamo che il problema della distanza tra uno e l'altro non si pone. Siamo compartimentati. E quindi siete tranquilli che lì il coronavirus non gira assolutamente. No. Ma guarda, la cosa importante è che noi tre ci troviamo a bere un buon pirro. Ecco, quello sì. Sono d'accordo, quando volete. Allora, diciamo che ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che abbiamo aumentato le nostre giornate di lavoro in televisione. Lunedì 19.30, 20.30, come la Luna del Pozzo, che è coordinata dal collega Maurizio Pole. Al giovedì 18.19 ci siamo noi, con la voce di Samurai, la voce birichina di Samurai, mettiamola così. Il mercoledì 19.30, 20, la rubrica Il Personaggio,
quindi abbiamo già aumentato. E il sabato la ribattuta della nostra trasmissione alle 14:15. La domenica, dal 18 aprile, presenteremo un judoka, Giuseppe Morabito di Brescia, che tra l'altro è stato anche il precursore del ninjitsu in Italia. Oggi fa ristoratore, bellissimo ristorante, chiuso, chiaramente chiuso, e quindi il nostro lavoro prosegue grazie a Lia Salvetti e a Luciano Rocca. Notizie della settimana. Taekwondo a Sofia, campionati europei, ha portato a casa ben 3 medaglie di bronzo. Roberto Botta, Simone Alessio e Simone Crescenzi. È una cosa importante parlare di medaglie olimpiche. Proprio questa mattina è arrivata la doccia fredda da Tokyo. Il segretario generale del partito al governo ha dichiarato che se le cose vanno avanti così, il Giappone annullerà le Olimpiadi. Quindi è una voce molto critica ma molto precisa, perché il problema del coronavirus è in salita. Cosa è successo in questi giorni al CONI? Adesso si sta preparando tutta la campagna politica in vista delle votazioni per il presidente Malagò. Il judo ha inserito Giulia Quintavalle, la famosa prima valle a Pechino, giusto, caro Franco? Noi eravamo là a applaudire la Quintavalle per la quota atleti. Carlo Molfetta del Taekwondo e Elena Pantaleo della Federcombat. Sarà contento Ennio Fassoni con la psicologia. Ecco, sì, anche cito degli Apiralli, che nell'ambito degli enti di promozione sportiva è riuscita a infilarsi anche lì. Lei si infila dappertutto, va bene, mi sembra giusto. Il paese non tiene più, abbiamo bisogno di ritornare alla normalità e avere un piano coerente vaccinale tutti i giorni, a parte noi due che siamo ormai tranquilli, anzi magari facciamo il terzo, così ci prepariamo già, andiamo avanti. Noi pensiamo che bisogna assolutamente che si faccia qualche cosa di importante, perché la gente, la nostra gente, come gli altri, vogliono solo lavorare. Questo è il discorso importante. Vogliono lavorare. Entriamo nel vivo della trasmissione. Adesso abbiamo, diciamo, fatto una carrellata di carattere generale. Partiamo subito con l'intervista al presidente federale, dottor Falcone, al quale Samurai, lo vedete in prima battuta, ha dedicato la copertina nel mese di aprile, che lo abbiamo bloccato nel parterre del Parapellicone di Ostia. Diamo la regia, il via, per l'intervista al dottor Falcone. Grazie della vostra presenza. Beh, è la prima gara di ripartenza della federazione del settore lotta, erano già stati programmati lo scorso anno, sono campionati, erano importanti per i prossimi campionati europei come gara di selezione, li abbiamo voluti svolgere in piena sicurezza, secondo il nostro protocollo, le linee guida approvate dalla federazione, tutto sta andando per il meglio. Siamo molto soddisfatti e, come dire, diamo concreta fiducia e speranza a tutti coloro i quali volevano iniziare a fare le competizioni di lotta. Eccoci qua al nostro palazzetto. Beh, sono veramente felice, soprattutto per i ragazzi e per i tecnici che stanno da tempo lavorando dietro le quinte. E arrivano al momento giusto. Questi risultati danno conferma e fiducia, Odette Giuffrida, Cristian Parvati, di Fabio Basile, che ha centrato una bellissima competizione. Quindi è il momento giusto, quindi diciamo che stiamo lavorando bene per queste prossime Olimpiadi, e con tutte le difficoltà che tutte le nazioni hanno, e noi devo dire che questi risultati, ecco, ripeto, insomma, sono veramente soddisfacenti. Eccoci di nuovo in studio, caro vicepresidente vicario, non ti vediamo più.
Prima domanda. Ecco. Facciamo il punto sugli assoluti di Roma, ormai a mente fredda, perché durante le giornate ti vedevamo lì preso a dare retta più o meno a tutti e non era così facile. A mente fredda, parlaci un po' dell'organizzazione che, devo dire subito, come ho detto al maestro Cappelletti, ho trovato ben disposta e ha dato una nuova immagine alla lotta. L'organizzazione, lo spirito delle gare e i volti nuovi, perché no? Prego. Beh, intanto grazie del complimento, ma nel nostro mondo c'era bisogno di normalizzare e questo l'abbiamo fatto nel quadriennio precedente. Ora c'è bisogno di ripartire dopo questa pandemia così complicata, e ripartire era complicato anche perché gli altri settori, sia per problemi di attività internazionale in alcuni casi bloccata, un po' per tutta una serie di variabili, noi abbiamo cercato con gli assoluti di dimostrare che con protocolli, con attenzione, con compartimentazione, con dei numeri meno elevati, si riusciva a organizzare una gara importante che doveva fare da apripista anche per le altre manifestazioni, sia nel judo che nel karate. Credo che in buona parte ci siamo riusciti. Devo dire che, come spesso accade anche nelle manifestazioni sportive, oltre alla performance ci vuole anche la fortuna, bisogna avere tutti e due i fattori, e credo che A più B abbia portato a un risultato più che soddisfacente. L'altro problema che si aveva e che è tuttora in atto è che la maggior parte delle società ha un problema di accesso alla struttura sportiva. Chi è specialmente in una struttura pubblica, molte volte non gli è stato concesso di andare nella propria area di allenamento, di poter utilizzare quindi le strutture e di avere un allenamento adeguato a una manifestazione così importante come gli assoluti, che doveva, visto il regolamento che abbiamo attivato, ovvero chi vince gli assoluti va all'europeo. L'europeo è dopodomani, perché comunque dalla prossima settimana a quella successiva a Varsavia ci sono i campionati europei, quindi diventava fondamentale non avere dei problemi sotto l'aspetto del Covid, quindi positivi o quantomeno situazioni che dovevano far rimodulare certe situazioni a livello di ragazzi su cui si puntava e che davamo per scontato vincitori del titolo italiano, ma attivava anche una situazione che poteva andare a pesare sotto l'aspetto dei contagiati, se questo succedeva, per la trasferta di Varsavia. È andato bene, c'è stato anche un buon ritorno di atleti, dove abbiamo visto con grande sorpresa, ma con grande piacere, che in un modo o nell'altro il nostro mondo è riuscito a rimanere ancorato a quei parametri che comunque servono per fare una manifestazione come questa. Tu eri presente, Spartaco, hai visto anche il livello, che comunque c'è stato un ritorno anche di numeri, non più di tanto potevamo gestire, perché per fare una compartimentazione protocollata come abbiamo fatto noi non si poteva gestire oltre un certo parametro di numeri. Questo sapevamo che più o meno saremmo stati dentro alle 150 unità giornaliere, ci siamo riusciti, ma per come l'abbiamo impostata credo che si possa gestire anche con dei numeri più alti, tenendo conto che il nostro palazzetto, per fare un discorso protocollato Covid, non sempre si presta, perché non ha una capienza veramente alta,
L'unica cosa che è gestibile è a livello di parterre nella presentazione e nel cambio degli atleti fra un incontro e l'altro. Bene, hai toccato l'argomento numeri, ne parlavo prima con il maestro Cappelletti, cioè riuscire a portare nei 3 giorni di gara circa 300 e più atleti, più gli accompagnatori, eccetera, e dare una sistemazione in questo momento non è così facile. Quindi, come dicono i francesi, chapeau, su questo non c'è dubbio. Parlando di Polonia, che campionati europei, eccetera, che non daranno diritto a passaggi olimpici, diciamo in questo modo. Polonia è importante perché in Polonia è nato Adam Szynkiewicz, ha scritto Spartacus. Mi ricorda qualcuno, sto scherzando, ma ha scritto anche Quo Vadis Domine, quindi è la terra dei grandi numeri, a parte Copernico, eccetera. Speriamo che che siano dei buoni risultati. Parlaci un po' delle possibilità delle azzurre a tal senso, ma prima vorremmo mettere in video l'intervista fatta a Dalma come atleta che ha partecipato, Dalma, consigliere federale, giusto? Da famiglia, mamma, arbitro, eccetera, eccetera, e abbiamo quindi una Dalma atleta che ci racconta qualche cosa di a Roma. Allora, oggi sono diventata di nuovo campionessa italiana. A Budapest purtroppo ho perso la semifinale con la mia avversaria francese. Se vincevo quell'incontro ero qualificata alle Olimpiadi, ma Esatto. ancora ho un'altra possibilità. Sei contenta della manifestazione di oggi? Sì, sono Non, molto contenta. nonostante Sì, perché comunque siamo gli unici che abbiamo potuto fare un campionato italiano, è molto importante per la lotta, per anche i nostri, cioè per tutti noi. È molto importante fare gare qua in Italia per tutte le squadre e tutte le società dell'Italia. Sei anche nel consiglio per quanto riguarda la quota atleti. Sì, ho vinto le elezioni come consigliere rappresentante atleti, sono molto, molto contenta di questo mio nuovo incarico e spero di poter essere molto d'aiuto perché per me la lotta è la mia vita, quindi ci tengo. Presidente, questa bella Dalma Caneva, tutta dedicata alla lotta, non entriamo nei particolari, eccetera. Allora, la vediamo in partenza per Tokyo se ci andiamo insieme a Franca Mizzo. Cosa pensi? Guarda, noi abbiamo la tappa, come dicevo, del prossimo weekend, dove cerchiamo di fare risultato agli europei. È complicato ma fattibile. Dalma ha le carte in regola per fare risultato. A me piace molto come entry level Aurora Russo, che praticamente è stata campionessa europea di categoria, quindi esordiente, quindi quelli che chiamavano gli schoolboys e ora sono gli under 15. Ha fatto medaglia ai cadetti. Abbiamo un entry level come Pirroddu. Diciamo che abbiamo un settore giovanile, per quanto ne dica qualcheduno che vuol fare il bastian contrario e in alcuni casi ancora in campagna elettorale, che per fortuna è finita, almeno quella nazionale, credo che i nostri ragazzi siano assolutamente nella condizione di fare risultato. Tieni conto che naturalmente abbiamo sempre come nella nostra faretra Frank Chamizzo. Abbiamo Abram che è Coniedo, che ha fatto qualche anno fa bronzo ai mondiali. Nicolas è il vice campione d'Europa fresco del 2020 a Roma. Beh, qualche storiella in atto, se posso usare questo termine, c'è. Tieni conto che questo serve anche come riscaldamento, perché l'8 maggio, 8, 9, 10 maggio, abbiamo a Sofia la
gara mondiale valevole per le qualificazioni olimpiche. E questo è l'altra situazione che ci dovrà, io spero proprio, e spero di andarci, spero che mi vaccinino prima, perché sinceramente è un viaggio un po' complicato, dove i nostri ragazzi dovrebbero, ed Alma in particolare, dovrebbe fare quell'acuto che per pochissimo non è riuscito a Budapest, come ben sai. Beh, diciamo che se hai dei problemi per il vaccino, ti fermi a Belgrado. Lì ci sono tutti i vaccini possibili, ti fai lo Sputnik e poi vai in Bulgaria e hai risolto il problema. A proposito di vaccini, eccetera, a parte che il CONI ha deciso che se andremo alle Olimpiadi, ha detto alla Vezzali, tutti i nostri atleti saranno vaccinati. Comunque il governo giapponese ha predisposto un albergo per coloro che saranno positivi al Covid durante i giochi, circa 300 stanze. Io mi auguro che se ne usino, che non si usino, ma comunque l'idea degli organizzatori è cercare di, se si fanno, di dare il miglior contributo e il miglior servizio possibile. L'obiettivo, loro dicono, che sia di prevenire, meglio prevenire che trovarsi a mal partito. Comunque, se qualcuno verrà trovato positivo, a parte stare in albergo giapponese, no? Chiuso, sicuramente sbarrato, chiavi buttate, eccetera, 10 giorni, tra l'altro, di quarantena, tanto per essere chiari. Quindi una Olimpiade sul blindato non da ridere. Parlavamo di Frank Camizzo, che non ha preso parte ai campionati italiani, ma noi abbiamo l'intervista e quindi diamo la regia, facciamo vedere l'intervista di Frank Camizzo. Sì? Bene, buon Samuele a tutti. Caro Frank, l'ultima volta che ci siamo visti ti abbiamo portato a Campione d'Italia, ti ricordi? Mi ricordo benissimo. Ti ricordi? E abbiamo fatto la grande cena con la stampa. Allora eri appena, diciamo così, il rodaggio in Italia. Sì. Ero già campione del mondo, proprio non in rodaggio, sì. Proprio ero già campione del mondo e bronzo olimpico, mi sa. E bronzo olimpico, esattamente. Ah. Quella festa che abbiamo fatto a Londra. No, a Rio abbiamo fatto. Dopo Rio abbiamo fatto. E adesso non partecipi agli assoluti perché chiaramente... Allora, no, il motivo di non partecipare agli assoluti sono perché farò gli europei tra poco, quindi... fare calare di nuovo il peso non è conveniente, diciamo, per lo stato fisico, quindi mantenere, diciamo, lo stato fisico in una buona performance è molto fondamentale per arrivare molto bene all'europeo, che diciamo che è la gara principale ad affrontare. Quindi dopo l'europeo non dà diritto a nessun punto olimpico. Tanto tu sei tranquillo. Sono il numero uno nel ranking del mondo, quindi no, non credo che gli europei dia qualsiasi punti, no, non credo. I mondiali sì, però i mondiali sono dopo le Olimpiadi, quindi diciamo che l'europeo rimane una gara principale perché è sempre un europeo. Beh, anche perché in Europa giocatori importanti, certo. I russi, anche una gara molto fondamentale perché è una gara di preparazione che avrò diciamo il modo di incontrare i principali avversari che andrò ad affrontare nelle Olimpiadi, quindi è fondamentale già prima delle Olimpiadi fare, diciamo, un test come allenamento, e quindi sarebbe una ottima opportunità. Lo consideri una trampolina importante? Molto importante, sì. E dal punto di vista tuo personale? Un saluto per gli spettatori di Samurai Channel. Ciao ragazzi! Eccoci di nuovo qua, pronti, caro vicepresidente. Allora, facci un po' un quadro tu del personaggio Frank Camizzo, che ha cambiato ben 3 categorie. Insomma, non è una cosa da sottovalutare. Intanto ha vinto l'Europeo in tutte e tre. E quindi
ha vinto medaglie in tutte e tre le categorie, ha vinto il mondiale in due e nell'ultimo ha fatto argento, ha fatto medaglie alle Olimpiadi. Che cosa si può dire? Con Frank ho notato un salto di qualità sotto l'aspetto della strategia di gara. Devo dire, non so se hai notato la regola, battendo Barros, l'ha battuto sì, sempre con la sua tecnica che è sopraffina, ma gestendo l'incontro con una capacità strategica veramente incredibile. Una delle prerogative di Frank qual è? È lo stress che procura a chi lo guarda, perché non sai mai fino a che punto la situazione è conclusa. L'esempio più eclatante l'abbiamo visto agli europei in Russia 2 anni fa, dove ha perso la finale, l'accesso alla finale che sarebbe risultata veramente facile. C'era nell'altra pool, c'era un atleta che lui batte sistematicamente 10-0, e l'ha persa col turco in una situazione dove non c'era certamente una terna arbitrale congeniale, ma questo non ha importanza. Lui ha perso, stava vincendo e ha perso l'incontro a 2 decimi dal gong, perché lui ha questo atteggiamento sempre, e per usare la metafora della pallacanestro, è il classico tiro dove devi andare a verificare se il canestro è stato fatto prima o dopo l'inserimento della palla, prima o dopo la fine del tempo. Ecco, lui ha una, come dice il caro amico Lucio Caneva, che probabilmente nei Frank ne nascono uno ogni 30-40 anni, perché comunque ha una capacità di gestire l'incontro. Quando è in svantaggio riesce a utilizzare la tecnica che lo rendeva, come dire, che gli creava una situazione negativa a suo favore. Noi rimaniamo sempre comunque estasiati da questa sua capacità tecnica di gestire, come ben sai, lo sport della lotta, del judo, sono due sport di situazione. Lui riesce a gestire la situazione negativa sempre a suo favore, e questa è una capacità che devi avere anche un dono dentro, oltre che una grande tecnica di base. Franco, non ti sembra, a parte il cubano e l'italiano, non ti sembra un Fabio Basile come concetto, come mentalità? Beh, insomma, come idea sì, però Basile non ha ancora fatto quello che ha fatto, diciamo. Però come personaggio e come l'ha spiegato il presidente lì è veramente imprevedibile, ecco, un tipo imprevedibile. Sì, anche perché ha cambiato 2 categorie, sì. si è congedato, ma adesso è tornato nelle forze militari, giusto? Ah. Cioè è imprevedibile in tutti, sì, i sensi. Cioè, dal punto di vista umano, come lo vedi Frank? Frank è simpaticissimo. No, come tu pensai, simpatia, un cubano in Italia. Ma guarda, lui si è integrato talmente bene che devo dire, a parte la sua, è un ragazzo intelligente, è un ragazzo intelligente, estroverso, quindi non ci sono problemi. Da tutte le situazioni, la semplicità spesso l'esempio classico è avere a che fare con gli atleti. Sai, l'atleta è debole, l'atleta è pieno di insicurezze, nonostante sia un campione affermato, quando sono a ridosso delle manifestazioni le più importanti, hanno tutta una serie di problematiche. Chi ha degli atteggiamenti anche abbastanza scaramantici, eccetera, eccetera. Lui questi un po' li ha. Però è sempre comunque capace di ironizzare anche una situazione. Tieni conto che
Frank ha avuto anche la fortuna di avere un mentore, me lo passino tutti e due, sia il mentore che l'atleta, come Lucio Caneva, perché l'ha ovattato, l'ha gestito e l'ha stimolato e l'ha anche spronato nei momenti complicati. E naturalmente noi come staff dirigenziale, medico e come federazione l'abbiamo messo nelle condizioni migliori per poter avere un percorso lungo e speriamo di rivederlo anche nel prossimo quadriennio ai livelli, perché dopo le Olimpiadi dobbiamo rimodulare un po' tutto. È chiaro, il discorso di base è questo. Parlando sempre di atleti, perché il discorso è molto importante, eccetera. Hai detto che un Frank ne nasce uno ogni due o tre generazioni, giusto? Più o meno. Sì, sì, diciamo che con quella dote sicuramente sì. Quindi noi abbiamo questa grande fortuna di questo personaggio che abbiamo portato come gruppo della stampa sportiva Ussi a campione d'Italia dopo le Olimpiadi di Rio. Oggi si è stata fatta le elezioni, non so ancora se sono stato eletto, non so ancora, però diciamo incrocio le dita, perché vorrei portare, ancora le ho promesso a Frank di portarlo alla festa della stampa che faremo dopo le Olimpiadi, dove e come lo vedremo. Chissà. Bene, tanto che parliamo di consiglieri, eccetera, facciamo vedere anche una prima intervista al consigliere Salvatore. Salvatore, che è un personaggio un po' eclettico, catanese, dirige il centro della fisica giù a Catania, quindi personaggio massiccio, lottatore, olimpionico, insomma ha tutti i requisiti per stare in una federazione di lotta e soprattutto di fare il consigliere con tanta bravura. Grazie per l'invito e per dare in maniera che possa dare la mia testimonianza. Ancora una volta a dimostrazione con le difficoltà, con la problematica della pandemia, del DPCM attualmente ancora in corso, stiamo ripartendo perché è importante in particolar modo il settore lotta, tutto il gruppo, dal team manager al presidente, a tutti i consiglieri, i miei colleghi, dare la possibilità a questi ragazzi che dopo un anno, ecco, finalmente ritorniamo rispettando quelle che sono le regole vigenti. Però è una ripartenza importante che ci dà anche modo di proiettarci per l'attività internazionale. Questi campionati italiani assoluti l'abbiamo suddivisi in tre giornate per far sì di non fare assemblamento, per mantenere i ragazzi sicuri e quant'altro, però è stato fondamentale perché abbiamo dato la possibilità di ripartire al nostro settore che ha sofferto, essendo uno sport di contatto siamo stati quelli più penalizzati, però eccoci, questo è una grande soddisfazione per tutti noi. Tre giorni importantissimi, tre giorni che sono visti bellissimi incontri e l'obiettivo adesso sono i prossimi europei senior, dove i campioni italiani assoluti rappresenteranno l'Italia, la nostra federazione. E veramente sono e siamo orgogliosi e posso anche... Essere orgogliosi è dire poco. Presidente, dacci un'idea. Io nei primi due giorni di gara, i primi due giorni abbiamo visto atleti del CUS Torino nella femminile vincere squadre, nella seconda in greco-romana ancora il CUS Torino che vince squadre e il terzo giorno nella libera il CUS Torino arriva quarto. Non è una cosa da sottovalutare. Parlaci un po' di questo CUS Torino, che cos'ha di particolare? Intanto c'è un bel lavoro dietro, una società strutturata, dove a me piace dirlo, c'è chi fa cosa, ovvero si sono strutturati con i ruoli,
Come ben sai, la vita è fatta di rispetto dei ruoli, dei tempi e dei modi. Chi rispetta questi tre parametri ottiene sempre dei risultati, sia a livello personale che a livello aziendale. E loro che fanno? Hanno una società che utilizza tutti i modi e i tempi giusti per lavorare e creare un settore giovanile importante, avere tutte le fasce di età, avere degli allenatori, gli spazi giusti, a fare quando serve gli investimenti giusti. E questo è il loro momento top, sono anni che fanno questa attività a questi livelli e quindi non c'è niente da dire. Uno dei problemi grossi delle nostre società, caro direttore, è che non riescono spesso a capire, e purtroppo in tanti casi a fare, che il tecnico non può essere l'allenatore, il magazziniere, il mental coach, il presidente. Le società un po' strutturate che riescono a rimodularsi, a dare un'impronta aziendale, e nel tempo hanno sempre comunque dei ritorni. Quindi diciamo che non è una sorpresa, no. Questo CUS Torino. L'ultimo giorno invece abbiamo visto che le forze, diciamo così, militari, compresi i Vigili del Fuoco, che hanno una tradizione, non dimentichiamola, veramente particolare per la lotta, come era per il sollevamento pesi, e vorrei ricordare Giacomo Rossini, no? Che è ancora presidente del comitato regionale lombardo, che è stato anche il mio maestro di lotta libera, tra l'altro, quando avevo 2 o 3 mila anni in meno, perché domani compio gli anni, i primi 80, auguri. quindi mi sento un giorno più vicino a Franco Cappelletti, che è qua. Franco, a Torino, anche il judo a Torino sempre ha avuto dei grandi risultati. La chiama, sì. E la chiama è diciamo, la società che tiene banco sia dal punto di vista tecnico che da quello politico, perché è quella che poi spinge, cioè, votiamo, eccetera, eccetera, è quella che non si presentano mai, ma muovono sempre le loro pedine. Per fortuna pensiamo che il CUS Torino non faccia così. Abbiamo l'ultima intervista, se la regia è d'accordo, abbiamo il personaggio che è l'allenatore, è il consigliere, che si presenterà al Consiglio regionale della lotta nelle Fiamme Oro. Eccolo. Sì, la giornata di ieri ha visto in gara circa 50 ragazze provenienti da tutta Italia, un grande sforzo organizzativo della federazione, ovviamente in tempi di Covid, tamponi, la bolla sanitaria per cercare di evitare ogni forma di contagio e siamo stati fortunati, siamo stati bravi ed ha pagato perché finalmente le ragazze, di lottatrici italiane, hanno potuto cimentarsi nel campionato italiano assoluto. Sicuramente abbiamo avuto delle sorprese e quindi abbiamo delle buone aspettative per i prossimi campionati d'Europa e nonché per la qualificazione olimpica al torneo mondiale che si terrà tra un mese circa in Bulgaria. Eccoci di nuovo. Allora, facciamo un po' un riepilogo globale delle varie interviste, nonché delle 3 giornate di gara. Se tu dovessi per caso riproporre gli assoluti di lotta femminile greco-romana libera, quali sarebbero il marchingegno per migliorare quello che è stato fatto? Ma guarda, soprattutto se vogliamo parlare di quella che tutti chiamano bolla, che se ne parla tanto, la bolla va fatta più accessoriata, ovvero, guarda caso, abbiamo proprio oggi pomeriggio forse chiuso il cerchio perché il weekend del primo maggio abbiamo i campionati italiani juniores e faremo né più né meno l'attività che abbiamo svolto per gli assoluti. Probabilmente per migliorare la bolla si deve fare questo.
l'atleta o l'accompagnatore deve farsi tampone antigenico molecolare, quello lo vedremo. All'arrivo, all'accredito, noi facciamo un altro tampone per capire se effettivamente ci sono stati dei cambi di stato, prendere i ragazzi, gli accompagnatori, quello che è dopo l'accredito, metterli in stanza, fare tutta l'attività che devono fare per prepararsi, compreso calo peso e quant'altro, nell'interno, all'interno dell'albergo, della struttura alberghiera prestabilita. Li carichiamo in un autobus, li portiamo al palazzetto, fanno il peso, parte lo start-up della gara, fanno la manifestazione senza mai uscire da quella location. Finita la manifestazione, e questo lo possiamo fare solamente una giornata e non più di tanto, perché altrimenti la bolla diventa ancora più complicata. Dopodiché, finita la manifestazione, tutti a casa. Questa è la cosa migliore che si possa fare. Per quanto riguarda invece l'ultima intervista, e parliamo di Salvatore Finizio, che è stato con noi come consigliere negli ultimi 4 anni, devo dire che Salvatore è entrato nel nostro gruppo, non abituato a gestire manifestazioni, a fare attività di un certo tipo. È stato con noi, ha imparato moltissimo ed diventerà una risorsa sia per la federazione, e se vogliono nell'amministrazione pubblica, ovvero nelle fiamme oro, che credo che ne abbiano bisogno di persone che sanno organizzare e comunque hanno un'impronta da mondo del lavoro, e quindi diventerà, e lo è già ufficialmente, un candidato o fra i candidati alla vicepresidenza del settore lotto nel Comitato Regionale Lazio. Quindi un personaggio importante perché la Lazio è una regione importante per la lotta, quindi abbiamo un esperto che conosce bene la federazione dal punto di vista del manageriale che dal punto di vista di carattere tecnico. Qui sei in fase di premiazione con la tua mascherina, qui sei il primo giorno di gara con le girl. Con le tue girl, eccetera. E intanto è arrivata una richiesta WhatsApp al maestro Cappelletti. Nella vita, qui a Brescia, hai mai dovuto usare le arti marziali? Qualcuno ti ha mai aggredito? A Brescia no, a Cremona A sì, a Cremona, allora. Cremona. Dai, racconta quel fatterello cremonensis quando eri giovane, qualche 2 o 3 mila anni anche tu. Ma sì, come in le città piccole c'è sempre l'uomo, diciamo, che Il vuole bullo. il bullo. E eravamo usciti dalla sala da ballo e c'avevo un mio amico che continuava a suonare il classon, e anche questo mio amico era uno che se l'andava a cercare anche lui, perché anche lui, se c'era per litigare, faceva presto. Quando quell'altro lo ha insultato di smettere di suonare, si conoscevano, e quello sapeva che quello era il bullo che picchiava tutti, gli ha detto: "Ah, ma non sono mica io che sono, è lui, ero io." Quello è arrivato diretto da me e mi ha tirato un pugno. Naturalmente era il periodo in cui si studiava molto anche la giudifesa. Penso di aver tirato la migliore rigossi della mia vita, perché ha fatto un volo. E quindi hai fatto un grande successo, È insomma. diventato il più grande amico dopo. Come in tutte le cose. Bene, siamo quasi in chiusura. Vorrei ricordare che domenica 18 aprile abbiamo in programma, sempre qui partendo da qui a Brescia, dalla cucina di palestre, la primavera del Jiu-Jitsu in online, terza lezione, alle 8:45 fino alle ore 14. Avremo collegamenti con gli Stati Uniti, Canada, Australia e chiaramente l'Europa dell'Est, quindi, e ovviamente l'Italia. Quindi
Quindi questa è un'altra iniziativa che un po' dovrebbe chiudere, ci auguriamo, il periodo della pandemia, che si facciano aprire le palestre. Caro Vicepresidente, siamo alle ultime battute veramente. Noi ti ringraziamo per l'invito a Roma, ma soprattutto perché vuoi invitarci a Sofia, perché dobbiamo accompagnarti. Allora, ti ringraziamo subito e così hai tempo di organizzare a Roma, eccetera, la nostra partenza per seguire l'operazione Partiamo per Tokyo. Digli che per bere il pirlo non c'è bisogno di andare a Mosca, lo si beve meglio qua in Italia. Beh, diciamo che una vodka non ci farà male. Frase di chiusura: non ho mai tradito le mie sensazioni, ho tradito me stesso non ascoltandole, che è ben diverso. E sono tutte le valutazioni che si fanno a una certa età della vita, ma ragioniamo sempre con il nostro corpo, che è importante. Buon samurai a tutti, e di sera leoni, e di giorno tamponi e vaccini.